Nessuna vittoria e nessuna significativa sconfitta. In Ucraina si continua a combattere. Lungo la linea del fronte orientale la guerra di terra arriva nei villaggi. Nelle regioni interne arrivano i droni. A Zaporizhia, nella parte meridionale del paese, anche oggi ci sono stati dei feriti. A nord-est, vicino a Kharkiv, un uomo è morto in seguito a un attacco missilistico russo. Kiev spinge verso l'autoproclamata Repubblica del Donetsk, controllata dai russi. 49 gli attacchi nelle ultime 24 ore, 7 i feriti. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato l'avvio della seconda fase delle esercitazioni delle forze nucleari tattiche, alle quali parteciperà anche la Bielorussia. L'obiettivo, dice il Cremlino, è garantire la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato dell'Unione. Zelensky arriva in Germania per la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina e trova un paese terremotato dal voto europeo che ha punito i governi che più nettamente si sono schierati al fianco di Kiev, quello francese e appunto il tedesco. Scholz è in chiara difficoltà, ma sul conflitto in corso ribadisce la linea di Berlino. Non ci sarà nessuna vittoria militare né una pace dettata da Putin, assicura il cancelliere, che chiede agli alleati uno sforzo per rinforzare le difese aeree ucraine. Tajani ha annunciato nuovi aiuti economici e l'invio di altri SAMT, ma Zelensky insiste su almeno altri 7 sistemi Patriot perché, spiega, bisogna togliere a Putin il dominio dei cieli, cosa che ad esempio ha permesso a Mosca di distruggere il 50% della capacità ucraina di produrre energia. Putin vuole schiacciare Kharkiv, spiega Ursula von der Leyen, per questo dobbiamo continuare a sostenere Kiev. I negoziati per l'ingresso nell'Unione dovrebbero iniziare già alla fine del mese. Hanno approvato le riforme che avevamo chiesto e lo hanno fatto mentre combattevano. Per questo l'Ucraina avrà quasi 2 miliardi di euro addizionali entro la fine di giugno, ha annunciato la Presidente. Quello degli aiuti a Kiev sarà uno dei dossier centrali del G7 in Puglia, ma se ne parlerà anche nella conferenza di pace che si terrà in Svizzera nel fine settimana. Inutile aspettarsi chissà quale svolta, anche perché la Russia non ci sarà. Nelle prime anticipazioni che circolano della bozza del documento del vertice non ci sarebbe la richiesta di un ritiro russo dal territorio ucraino, ma solo la necessità di garantire la sicurezza delle centrali nucleari, la sicurezza alimentare, il rilascio dei prigionieri e il ritorno dei bambini deportati in Russia. Da Mosca però non arriva nessun segnale distensivo, i bombardamenti proseguono, le esercitazioni delle forze nucleari tattiche pure, mentre i servizi di sicurezza ribadiscono che l'intelligence militare ucraina è coinvolta nell'attacco di marzo alla Crocus. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato ieri sera a Berlino, dove si terrà la conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, a cui parteciperà anche il ministro degli esteri Tajani. Un viaggio importante non solo per il futuro del paese, ma anche per il presente. Zelensky, con un post su X, ha dichiarato che incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz per discutere della continuazione dell'assistenza alla difesa, della produzione congiunta di armi e dell'espansione del sistema di difesa aerea. È atteso oggi il suo discorso al Bundestag. Nei prossimi giorni, invece, è in programma la riunione dei capi di Stato e di Governo di 9 paesi della parte orientale dell'alleanza NATO. L'incontro si terrà a Riga. Intanto sul campo di battaglia gli scontri non si fermano. Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno effettuato 49 attacchi nell'autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk. Si contano 7 feriti, tra cui, riferiscono le autorità filorusse della regione, 3 dipendenti del Ministero per le situazioni di emergenza. Nella zona di Zaporizhia, secondo fonti locali, sarebbero 3 le persone rimaste ferite durante i bombardamenti russi, che hanno distrutto diverse abitazioni ed edifici. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che gli Stati Uniti consentiranno anche alla brigata Azov di utilizzare le armi americane fornite per combattere l'invasione su vasta scala della Russia. Tema di difesa aerea, SAMP-T e 140 milioni di euro per interventi sulle infrastrutture, 45 dei quali per la città di Odessa. A Berlino, alla conferenza sulla ricostruzione, il ministro degli esteri italiani discute il nuovo pacchetto di aiuti che il governo prepara per l'Ucraina. La principale richiesta di Volodymyr Zelensky riguarda proprio le difese dagli attacchi aerei. I raid russi hanno dimezzato la nostra capacità di produrre energia elettrica, dice
il presidente ucraino. Servono almeno 7 sistemi Patriot. La causa della sua nazione, che dipende sempre più sul piano economico e su quello militare dagli alleati occidentali, attraversa le turbolenze politiche dovute alle elezioni europee. Putin deve fallire le parole della numero uno della Commissione, von der Leyen, in cerca del secondo mandato. Entro fine mese, dice, via ai negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione e via anche ad altri aiuti per 1,9 miliardi di euro. Sul campo i russi mantengono l'iniziativa. A Mosca il Ministero della Difesa ha annunciato la seconda fase delle esercitazioni per simulare attacchi con armi nucleari tattiche e quindi a breve gittata. Anche le forze armate bielorusse saranno coinvolte. Per il vice ministro degli esteri russo Ryabkov, la situazione è sempre più complessa a causa delle azioni degli Stati Uniti e della NATO, il che potrebbe spingere il governo ad aggiornare la dottrina nucleare, il documento che regola l'impiego dell'arsenale atomico, sulla base di nuove esigenze.